Parla Antonella Clerici. Io, Vittorio Garrone, mia figlia e i suoi figli. Un Natale in famiglia, allargata. La conduttrice racconta come sarà il suo Natale. In mezzo alla natura e agli affetti più cari. E quest'anno, ci saranno anche i ragazzi più grandi. Antonella Clerici parla per la prima volta della sua grande famiglia allargata. Della sua vita in campagna con Vittorio Garrone, la figlia Maella che lei ha avuto da Eddie Martens, e i due figli grandi di lui, avuti dalla sua precedente relazione. Un grande Natale in famiglia. Allargata. Si chiamano fratelli, Antonella Clerici vive ormai da tempo ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, con il compagno Vittorio Garrone e Maelle, la figlia undicenne avuta da Eddie Martens. La ragazzina è entusiasta e ha un ottimo rapporto con l'imprenditore legato alla mamma 57enne e i figli dell'uomo nati dal suo precedente rapporto. Li chiama fratelli perché si vogliono un gran bene, rivela la conduttrice a Confidenze. E, come sempre, quando parla di Maelle, la Clerici ha lo sguardo che si illumina. È contentissima che abbia legato tanto con Vittorio Garrone. Lui è un punto di riferimento importante per lei. Quando ci siamo conosciuti, aveva solo 7 anni e anche se ha il suo papà si vogliono molto bene. E lei chiama i figli di Vittorio i miei fratelli. Bellissimo. E Antonella Clerici svela anche che da un po' di tempo, ormai, vivono tutti assieme. Dopo i primi momenti in cui lei e la figlia Maelle convivevano solo con Garrone. In questo periodo i due figli di Vittorio vivono con noi. Luca ha 18 anni e segue le lezioni a distanza, mentre Beatrice, che ne ha 25, prepara gli esami universitari. In più c'è il suo fidanzato, mentre la sorella Agnese è a Parigi. Insomma, siamo una bella famigliona, conviene Antonella, conclude Antonella Clerici a Confidenze. Vedere i ragazzi ogni giorno e non solo nei fine settimana ha rinforzato i nostri rapporti, ne sono felice e quest'anno le feste le passeremo tutti qui. Di solito a me piace organizzare qualche giorno sulla neve, ma visto che non si può, faremo Natale nel bosco.